Sono Gabriele Nannotti, titolare di Voip Voice, presidente, fondatore, insomma colui che ha fatto nascere l'azienda. Dopo i primi 5 anni in cui eravamo entrati in questo mondo delle telecomunicazioni, che sembrava essere una nuova frontiera, non ci aspettavamo, diciamo, questi risultati. Il nostro maggiore sviluppo praticamente è successo negli ultimi 5 anni, addirittura gli ultimi 3, che sono stati, per assurdo, l'anno della pandemia, per noi è stata una crescita di oltre il 50% tutti quanti gli anni. Noi ci occupiamo di connettività, ci occupiamo di connettere praticamente le persone e le aziende con il mondo, con internet, con quella che è la parte praticamente digitale del paese. Quindi fondamentalmente mettiamo le persone in smart working, diciamo, noi abbiamo contribuito a digitalizzare il paese e le persone si hanno potuto lavorare da casa, diciamo, un pochino è anche merito nostro. Ma l'azienda fondamentalmente, diciamo, è cresciuta negli ultimi anni, passata quasi a 50 persone, la nostra idea è quella di continuare lo sviluppo, la nostra sede principale a Montelupo Fiorentino, quindi siamo anche un'azienda di provincia che crede molto, diciamo, nelle persone del territorio. Molti dei nostri dipendenti sono della zona, siamo tutti giovani, l'età media, diciamo, del nostro personale è circa 27 anni, insomma voi mi vedete un po' anziano, io sono colui che ha fondato l'azienda, diciamo, però crediamo molto, diciamo, nei giovani, crediamo molto nello sviluppo, diciamo, delle nuove tecnologie, quindi insomma, siamo fiduciosi per il futuro. Mi chiamo Terreni Simone, sono l'amministratore delegato di Voip Voice. Il nostro segreto è stato cercare di anticipare i tempi, avere una visione di quello che doveva essere il futuro, quindi la parte della digitalizzazione. Noi abbiamo cominciato 15 anni fa a fare tutto quello che con questo lockdown è esploso alla fine, no? Tutta la parte digitale, le connettività, lo smart working, e noi abbiamo cercato di contribuire con il paese provando proprio, anticipando i tempi, ma cercando di farlo nella maniera corretta, con trasparenza, correttezza nei confronti dei clienti e dei partner. Allora, noi avevamo già un trend molto positivo perché il digitale si stava diffondendo in Italia, però sicuramente rispetto a tanti altri paesi eravamo indietro. Il lockdown è stato un acceleratore e per certi settori sicuramente è stato una sorta di catastrofe, come il turistico o i ristoratori, ma per noi invece è stato un grande aiuto perché siamo riusciti ad educare le aziende a tutte quelle che dovevano essere le innovazioni che dovevano fare per rimanere al passo con i tempi, quindi il cloud, la fibra, cercare di fare un processo di digitalizzazione, digital transformation all'interno delle proprie aziende. Allora, sicuramente nulla sarà più come prima perché certe cose sono entrate, lo smart working ci sarà, la possibilità di integrare la didattica a distanza ci sarà, come ci sarà la necessità anche di avere più banda, più fibra, ma soprattutto ci dovrà essere una maggiore attenzione per quanto riguarda la sicurezza. La sicurezza perché abbiamo visto che non basta fare le attività di digital transformation se poi non c'è un corretto utilizzo delle informazioni, cercando di dare soprattutto priorità alla sicurezza dei dati e dei propri apparati e sistemi. La regione della Toscana in questo momento ha 2 binari, c'è la piccolissima impresa che purtroppo ancora stenta a recepire quello che è il processo di trasformazione, ci sono invece le medie e grandi imprese e anche l'amministrazione pubblica, il comune di Firenze per esempio è un esempio, che hanno veramente accelerato sulla trasformazione digitale e che stanno rapidamente recuperando il tempo perduto. Quindi diciamo che c'è ancora tanto da lavorare per i piccolissimi, per le aziende a conduzione familiare che magari non hanno la cultura digitale, mentre le altre lo hanno recepito.
Sì, con piacere oggi come Comune di Firenze, dentro la cornice del Salone dei 500, ospitiamo questo momento importante per questa azienda leader del nostro territorio, con sede a Montelupo Fiorentino, ma che ha appunto una dimensione nazionale e internazionale e che davvero ha fatto crescere anche il nostro territorio dal punto di vista dell'innovazione tecnologica. Innovazione tecnologica che, come veniva ricordato, è stata fondamentale anche per affrontare questo momento di pandemia, perché senza il digitale non avremmo potuto portare avanti le nostre attività e i nostri servizi. Dunque, anche come Comune di Firenze, città metropolitana, su questo fronte stiamo facendo molto, però devo dire che un territorio riesce a crescere solo se anche i privati, ecco, sono in grado di cogliere la sfida che la transizione digitale ci sta ponendo e riescono a investire appunto su questo settore per poter offrire insieme a noi i migliori servizi. Per questo anche le sfide che ci arriveranno dal Recovery Plan saranno a vantaggio di tutto il territorio, e sappiamo di poter contare, ecco, su chi in questo momento sta accompagnando questa rinascita, questo rinascimento digitale. È bello anche che VoIP Voice abbia voluto accostare al rinascimento linguistico portato da Dante il rinascimento che loro sul nostro territorio stanno portando. Vecchio e tardi, quando venimmo a quella foce stretta dove Ercole segnò i suoi riguardi a ciò che l'uomo più volte non si metta. Da un suggerire a fuori del marinzuolo, cinque volte acceso il tante casso, erano numeri sotto dalla luna. Proprio in occasione dei 700 anni di Dante, a Dante Alighieri e a quello che è stata la sua più opera importante. E oggi siamo qui a quello che sappiamo fare. Stare insieme per portare al paese più orgogliosi. Ma la cosa bella è fare tutto questo cammino insieme, per cercare ancora una volta di migliorare, per cercare ancora una volta di essere all'altezza della aziende, per cercare di aiutare le persone. Quante di voi hanno aiutato durante il lockdown, le scuole? Quindi io vi do il benvenuto, spero che possiate oggi stare bene. Dante digitale, e ringrazio Simone Pastore, che chiedo di alzarsi e fare un saluto. Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Vecchio, sono Cecilia Terre, assessore all'innovazione tecnologica alla Smart City del Comune di Firenze, e vi porto innanzitutto i saluti. Onorati di poter ospitare questo appuntamento particolare per voi, i primi 15 anni della vostra attività, i primi, perché la storia di questo salone parla da solo, è famoso in tutto il mondo per il rinascimento, per appunto le arti, ecco, che tra pubblico e privato, anche sul tema della transizione digitale, su cui l'Europa ci sta spingendo ad andare con nuovi fondi. Questo è Dante Paradiso. Grazie, grazie, meraviglioso. Poi tra l'altro nei 700 anni dalla morte di Dante, quindi è un anno particolare anche per questo. Grazie mille. Poi gli daremo la scatola per che è molto delicato. Grazie mille ancora una volta. Beh, Simone in tre capitoli, già, perché sapete che chiaramente la nostra storia parte dal 2006, proviamo a contestualizzare un po' la storia.